Il governatore d'Abruzzo Marco Marsilio oggi a Pescara ha illustrato alla stampa i progetti realizzati ed avviati nel corso dei primi 180 giorni di lavoro della Giunta regionale. Quanto fatto in questi primi 6 mesi merita un puntuale resoconto, ha detto il presidente, il quale, usando una metafora, ha evidenziato che l'esecutivo regionale ha lavorato come una foresta che cresce e fa poco rumore. Dopo la proiezione di un video sui principali obiettivi raggiunti e i saluti del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, Marsiglio e gli assessori, alla presenza di alcuni sindaci e portatori di interesse, hanno spiegato più in dettaglio le peculiarità di ciascun progetto completato o ancora in itinere. Abbiamo rimesso i conti in ordine, riportando, diciamo, in una corretta procedura l'approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione finanziaria in una regione che per 4 anni non presentava rendiconti e quando faceva variazioni di bilancio le faceva poco prima di Natale, approvando poi il bilancio il 31 dicembre senza mettere nelle poste di bilancio fondi fondamentali come quelli per le manifestazioni artistiche, culturali, storiche o come quelle per l'antincendio boschivo. Quindi abbiamo, come dire, colmato questi vuoti e fatto un lavoro che non si era mai fatto prima. Abbiamo fatto ripartire l'ufficio per la ricostruzione che era totalmente fermo con i risultati che tutti possono apprezzare. Non si è ancora aperto un cantiere vero, un cantiere sostanziale di ricostruzione. In questi mesi abbiamo moltiplicato per due almeno, più che raddoppiato, il personale a disposizione dei comuni e dell'ufficio speciale. Abbiamo già oggi raggiunto l'obiettivo di quadruplicare o quintuplicare la mole di lavoro prodotto in termini di stato di avanzamento da lavori, di pagamenti, di pratiche istruite. Marsiglio ha aggiunto: abbiamo impegnato risorse importanti per risolvere annosi problemi, in primis 120 milioni di euro per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, 20 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e il sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Sbloccato opere, riparato centinaia di chilometri di strade provinciali, trovato risorse per la prevenzione degli incendi boschivi e potenziato la protezione civile regionale. Presto vedremo risultati importanti grazie a questo lavoro di riorganizzazione e di rimessa in piedi di una macchina che era letteralmente esausta e che stiamo cercando anche di tornare a motivare.